In questo concerto vi faremo ascoltare anche canzoni del repertorio della gospel music. Non so se qualcuno di voi conosce un po' come la gospel music, la Christian music, è un altro modo di fare musica sacra, non come la intendiamo noi proprio nella nostra accezione tradizionale che conoscete tutti. Questo tipo di musica ha intenzione di lanciare dei messaggi. I testi non sono particolarmente articolati, insomma, non è che stiamo parlando di testi di De André o di Puccini, no? Sono cose molto più semplici, ma sono d'effetto proprio perché nei fedeli devono avere quell'imprimatur delle parole che deve rimanere nel cuore di tutti. Break every chain. Break every chain, break every chain.
Enzo Di Maio. Allora adesso c'è un altro momento, che questa è una canzone, la canzone classica del Natale, perché Mariah Carey ha fatto un album 10 anni fa che fu anche la sua grande fortuna, perché praticamente... Che è successo? Ah sì, scusate, dico prima un'altra cosa. Aspettavo un momento un po' più serio, però... Allora signori, c'è una cosa importante che vi devo dire, che forse avete letto anche sulla locandina. Questa sera noi abbiamo fortemente voluto che ci fosse la Caritas diocesana qui per raccogliere dei fondi, insomma delle offerte, per la situazione che è successa a casa Micciola, per chiunque ne avesse bisogno. Noi attraverso la Caritas vogliamo arrivare con la vostra generosità e con la nostra generosità a dare una mano, pure piccola, ma diamo una mano, anche piccolissima, diamola, ok? Allora dicevo, Mariah Carey praticamente ha fatto questo disco che è bellissimo, lo sentite ovunque, nei supermercati, alle stazioni della metro, nelle playlist dei ristoranti in questo momento. E noi facciamo la canzone che è stata la più ascoltata degli ultimi 30-40 anni nelle radio. E ce la canterà una figlia d'arte che è Elisabetta Maschio. E poi sarà coadiuvata dalla nostra Martina Giacomo.